La parola in 100 parole, commento il Vangelo del lunedì 11 luglio 2022 a cura di Fra Simone. Quante volte ci manca la pazienza di attendere con fiducia il dono di Dio? Oppure quante volte siamo impazienti di vedere il compimento delle sue promesse? La verità è che esiste un futuro che nemmeno l'uomo è capace di misurare, un tempo che solo Dio conosce. Si fanno previsioni meteorologiche, si cerca di prevedere l'andamento dei titoli di borsa, ma è solo con Dio che si possono avere certezze, e queste certezze non riguardano le cose o gli avvenimenti, ma la certezza è semplicemente una sola, la sua fedeltà. Il dono sarà molto più grande di quello che si è potuto mai desiderare. Liberiamoci dagli interessi umani e saremo più sereni nel fare gli interessi di Dio.